comincia. La solita frase fatta, la sfida contro il suo passato. È chiaro che il Milan rappresenta la maggioranza della mia carriera calcistica, di quando praticavo sui campi, però questo riguarda tutto il passato, adesso l'importante è il presente, e quindi per me domani è un avversario, semplicemente quello, poi tutto quello che è un aspetto, una parte che riguarda il sentimento, è chiaro che non può essere in nessun modo intaccata, però per me adesso c'è il Parma, sono allenatore del Parma, quindi rischierò di diventare scontato o banale, però chiaro che per noi rappresenta una tappa di questa stagione, di questo campionato, e quindi come tale va affrontato. Fino a pochi giorni fa ho trovato una squadra che si diceva in difficoltà, però dall'ultima prova pare che si sia un po' risollevata. Squadre come il Milan, squadre di grande spessore, di grande calibro, di grande tradizione, sono squadre che poi quando sono ferite diventano ancora più pericolose. Questo lo so, lo sappiamo tutti, però io credo che anche nel dare certe valutazioni o nelle critiche ci voglia sempre comunque una certa dose di equilibrio. Questo a dire che non è che tutto quello che era prima della partita col Cagliari era un disastro, adesso diventa tutto formidabile, ma questo è per fare un piccolo inciso su quello che può essere un discorso di una grande squadra, che però a me interessa fino a un certo punto, perché mi interessa il Parma, quindi per me è importante che il Parma esprima i suoi valori. Poi quelli che sono le problematiche, i discorsi del Milan riguardano lo suo allenatore, che sicuramente è un allenatore all'altezza in gamba. Le tossine di Genova sono state smaltite, tossine nel senso polemiche Noi non abbiamo fatto nessun tipo di polemica, tant'è vero che per non incorrere in questo rischio anche i ragazzi sono rimasti in silenzio, e quindi ho letto anche di qualcosa, ma detto da altri, perché noi non abbiamo parlato, noi lo riguardo il sottoscritto e sfido chiunque a dire che il sottoscritto ha fatto polemica in qualche modo, quindi probabilmente sono altri che hanno problemi o difficoltà, per me non esiste niente, quello che è successo, tutti quanti lo vedono, lo valutano e sanno dare il loro giudizio, però mi piace guardare avanti. Per colpa di una munizione a Genova lei ha perso il suo regista. Sì, sappiamo che ci sono dei regolamenti, a volte i regolamenti, anche se possono essere, come dire, valutati con un'interpretazione un po' più elastica, però ci sono, e quindi bisogna saperlo e prenderne atto, e quindi non incorrere in questo tipo di sanzione che è gratuita, perché queste sono le cose che mi fanno arrabbiare e sono dispiaciuto doppiamente. Primo perché è una cosa che è risaputa, secondo perché è una leggerezza che l'autore dell'esperienza di Valdez non deve commettere. Proprio parlando di questo, entriamo magari nella probabile o nelle domande sulla possibile formazione. Come pensa di avviare a questa assenza? Si parlava di un ballottaggio, Busacci, Nini, tutti e due in capo. Non escludo niente, mi piace che ci sia questa. Poi a volte leggendo, sentendo ragionamenti diversi, le cose possono dare anche una mano al sottoscritto, o forse così dare quel tipo di input che a volte magari uno non ha pensato, e quindi trovo tutto utile, però chiaro che oggi è ancora una giornata per noi dove si deve recuperare, poi faremo le valutazioni domattina. Tornando all'inizio di questa conferenza stampa, hai detto che il tuo passato è il Milan, il tuo presente è il Parma, stamattina Ghirardi ha detto che anche tu
Sconcerti nel Gazzetto dello Sport ha pubblicato questa intervista al presidente Ghirardi, che dice: stiamo già pensando al contratto del futuro. E questo mi fa molto piacere, non posso altro che dire che c'è molta sintonia tra me e il presidente, tra Leonardi e il sottoscritto, quindi direi che fino ad oggi ci sono tutti gli ingredienti per far sì che le cose possano avere una continuità. Il fatto che il presidente abbia detto una cosa del genere mi dà particolarmente stimoli, mi dà orgoglio ulteriore, e quindi io cercherò di fare tutto il possibile affinché il presidente questa cosa continui a mantenerla. Quindi, considerato che nei giorni scorsi, quando Allegri era in difficoltà, eri già stato avvicinato al Milan, due soci in affari come te e Tassotti, che avete un ristorante a Milano, giusto? Si chiama, come è Tacabra, come si chiama? Da Catrà. Non diventerete soci anche sulla panchina? No, ma io trovo veramente estremamente sconveniente e anche di cattivo gusto il fatto che ogni volta appena uno è in difficoltà subito si cerchi. È chiaro che la risposta più facile da parte della critica è ma questo è un po' in che mondo vive Donadoni, sa che funzionava così. A volte si dà per scontato un certo tipo di atteggiamento, ma il fatto che lo si dia per scontato non è mica detto che sia quello più giusto da tenere. Quindi io credo che sia anche opportuno cercare di modificare un po' questo tipo di atteggiamento, adesso non in questo caso specifico ma in generale, no? Quindi si parla, a volte sarebbe anche bello poter dire, ma in grande sincerità, in grande onestà, io non ho assolutamente parlato con nessuno né da una parte né dall'altra, né con Tizio né con Caio, e essere creduti per questo. Invece si ha sempre la tendenza a instillare un po' questo tipo di ragionamento che, ripeto, io trovo onestamente di cattivo gusto, perché se un presidente, se una società prende una decisione, lo fa e lo decide. È chiaro che se però si è sottoposti sempre ad un martellamento costante di questo tipo, diventa veramente, oltre che essere logorroico, anche veramente faticoso dal punto di vista proprio fisico. È vero che poi siamo pagati, quindi dobbiamo essere bravi a gestire tutte le cose, ma non è solo in questi termini che si deve misurare il fatto di dover o saper accettare tutto. A proposito di cose che non si danno per scontate, oggi Allegri ha detto che non dà per scontato il fatto che il Parma non lo possa mettere in difficoltà, nel senso che è una squadra, ha detto lui, che sotto certi aspetti gli dà degli stimoli, ci sono giocatori, ha citato Amauri e Pavon. Il Parma del secondo tempo con la Fiorentina, il Parma che ha imposto il suo gioco con il Genoa per battere Milan.